Americano, generali americani, vi restituiamo la vostra rete, chiarendo che nel nostro mondo non ci sono reti, non ci sono filistinati, non ci sono cartelli con scritta zona militare. Raccontare a tutti cosa è successo oggi, questa mattina, mentre il diversivo del presidio permanente si posizionava davanti alla chiesa di San Lazzaro per questa iniziativa. Un centinaio di attivisti della Molin ha fatto un blitz, è entrato all'interno del perimetro della base. Voi pensate di venire a casa nostra, di venire a casa nostra con tutta questa semplicità a discutere di guerra, a discutere di sicurezza internazionale, quando Vicenza ha ben altri problemi? Primo, la guerra non la vuole; secondo, mi pare, a tutti quanti noi ci pare, che forse c'è un problema sotto il Dalmolin che si chiama Falda. Allora siamo entrati all'interno del perimetro, abbiamo tagliato le reti, abbiamo fatto un'enorme scritta No War con il verde dei nostri prati, con il verde del nostro territorio, non con il verde padano, quello che è complice della base Dalmolin. Abbiamo messo due striscioni enormi, due striscioni che dicono Vicenza, verità e giustizia, e voi a discutere di guerra e la Falda, punto di domanda. E in più ci siamo portati via questo pezzo di rete, un pezzo di rete che simboleggia che questa città continua a opporsi, questa città continua a trovare le forme intelligenti e creative per dire a voi che siete dentro a questo convegno che è la città che governa il proprio territorio, e non saranno certo alcune pedine nostrane a riuscire a trasformare Vicenza in una città di guerra. Questa è l'iniziativa di oggi. Grazie a tutti, no Dalmolin, ve l'abbiamo fatta. Facciamogli sentire forte le nostre voci, come abbiamo fatto prima lì.